Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok o mi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok o mi, patlamaya devam. Salve a tutti da Philips 89, siamo qui su Football Manager 2020, aggiornato il 2021, e nella terza stagione in Serie B. E non siamo riusciti l'anno scorso a ottenere la promozione, vi invito ad andare a rivedere il finale, gli ultimi episodi, per capire cosa è successo. Bene, oggi giocheremo contro il Cesena e un'altra partita ravvicinata contro l'Under 23 della Juve. Allora, il Crotone è sceso, poi chi altro è sceso? Ma forse il Pordenone e la Salernitana erano in Serie A. Oh, il Genova era già in Serie B, sì. Sono salite, penso, Ascoli, Avellino, Cesena e Potenza. Non sarà neanche questa volta un campionato facile, però andiamo a trasferimenti. E questi qua sono venuti a parametro zero. Abbiamo preso e Michelis, l'abbiamo riscattato, abbiamo trovato i fondi e vale 1.100.000 già. Sarà il nostro giocatore di spicco. Siamo riusciti a vendere Menez, che comunque prendeva questa cifra più o meno di stipendio, ormai a livello fisico non rendeva più. Atletico comunque. E bene, oggi in questa stagione cercheremo di valorizzare Alia. Michelis, vabbè, è già un nostro prodotto, ma lo valorizzeremo ancora, è ancora giovane. Abbiamo Sinani che vale 1.700.000, potrebbe anche salire e potrebbe attirare l'attenzione di qualcun altro. Daniele è un prodotto del nostro divaio e queste sono le sue statistiche e gli daremo molto più spazio. Anche se volevo far giocare Bertolini, un altro nostro giocatore ma un po' infortunato, guardate qualche statistiche. E Correnti potrebbe esplodere, che ha fatto un bel precampionato e comunque ha delle buone statistiche che può migliorare ancora ben tanti. Vale solo 43.000, non mi spiego il perché. E Frank è infortunato. Vabbè, Peli, poi tutti del settore giovanile più o meno. Alcuni li utilizzeremo un po' di più. Lui vediamo di offrirlo in prestito, sempre richiamandolo. Gli metto il richiamo perché perché in pratica se noi vendiamo qualche elemento lo sostituiremo con uno di questi giovani per farlo crescere, insomma valorizzarlo, e se cresce bene poi potremmo pensare di fare plusvalenza o comunque tenerlo in società come bandiera. Bene, qua andiamo a vedere le due partite di Coppa Italia e vediamo se ci fa vedere. Vedi gol, sì. Di solito non le gioco mai. Paliotti recupera palla e Sinani segna. Qua sbatto e qua c'è un Eurogol di Aruna. Poi Sinani su rigore. Poi l'altra partita molto più interessante e molto più complicata è stata con la Spal, che l'anno scorso è andata in promozione diretta. E comunque è una signora squadra. E credo che tecnicamente erano superiori a noi.
Infatti è stata piena di azioni. Qua c'è il gol di Jankovic. Ed è stata lottata fino all'ultimo. Infatti abbiamo Sinani qua segna di nuovo. Infatti gli ultimi due gol, come vedete dal tempo, sono stati nei tempi supplementari. E Correnti ha fatto la doppietta qui. Correnti che comunque, andiamo alla partita ora, quella vera. No, no. E torna indietro. E Correnti comunque, che se vendiamo qualcuno, dipende, in attacco, potrebbe comunque assumere un ruolo da titolare. Eccoci alla partita contro il Cesena. Cesena che gioca con Merelli, Pavalli, Ciofi, Gonnelli, Fazzi, Ardizzone, Steffen, Burdicas, Firenze, Bortolussi e Nigoi. Noi giochiamo con Alia, Marchi, Silva, Stavropoulos, Rolando, Arigò, Paolucci, Poloruscio, Correnti, Sinani e Peli. Andiamo alla partita. Ecco che iniziano loro, ma già gli mettiamo pressione, molto bene. Rolando, c'era Peli per colpire di testa, ma non è riuscito. Sinani, e va bene. È spinta dalla difesa. Di nuovo calcio d'angolo, Aristoteles, Rolando. Rolando viene fermato dal terzino, comunque il difensore. Correnti sul calcio di punizione e sfiora il gol. Marchi. Sinani riesce comunque a controllarla di testa, per Correnti che la passa ritratta a Paolucci, e Peli, Rolando. Rolando segna, molto bene, da terzino normale, non è terzino più piccante, quindi non mi aspettavo che partisse così questa azione, e che arrivasse fino in fondo in questa azione. Lui ci ha creduto ed è merito suo, sì, però diciamo qua commette fallo Silva, guadagnano un calcio di punizione. Diciamo che il gol ci hanno aiutato pure la difesa e il portiere. Rolando. Allarga per Marchi che decide di volevo dire, provare la conclusione. Qua sbaglia Marchi, sbaglia un pallone davvero che ci crea problemi adesso. Avanzano un po' tutti loro, cercano dei varchi. Ecco che ci sono le sovrapposizioni. Ma non impensieriscono più di tanto Alia. Qua Marchi prende un pallone. Che è successo qui? Doppia ammonizione? Eh sì, sono in 10. Sono in 10, ma dobbiamo stare lo stesso attenti. Rolando che vuole fare magari doppietta. Bene, diciamo di continuare così, visto che sì, abbiamo solo un gol di vantaggio. Però abbiamo la superiorità numerica adesso.
Rolando qui non controlla, ma gli ritorna il pallone agli avversari. Diciamo che fanno un po' di fair play gli avversari. Noi l'abbiamo regalata a loro e loro ce la regalano a noi, va bene. Vediamo, ecco, Rolando che... Rolando, cosa fai lì? E beh, la conclusione un po' non mi è piaciuta, potevamo creare qualcosina in più. Bravo qui. Se li potrebbe far ripartire l'azione. Non è proprio in condizione partita, ma fa la cosa giusta, allarga il gioco. Bel tiro di color uscio. Rolando ammonito. È il migliore in campo attualmente. Mi sa che non abbiamo terzini perché... E qui potevamo sicuramente fare meglio, ma il pallone va a noi perché Kalulu è infortunato. Abbiamo messo Peli avanzato, ma non è un terzino. Al massimo può fare un terzino fluidificante avanzato. Brava Rigo qui. Allora direi di fare un cambio innanzitutto a Marchi per Liotti. Ok. Rolando mi sta giocando bene, però adesso facciamo le sovrapposizioni in tutte e due le fasce. Ok. E Rolando, mettiamo Dennis, Joseph e Dennis, che sono per me due nomi. Non c'è il cognome né il nome. Va bene, andiamo avanti. Sinani. Il pallone va a finire sui piedi di color uscio. Marchi potrebbe andare al cross. Sinani. Berelli non si fa impensierire, diciamo, si piazza bene. Bravo Correnti che ha creato gli spazi. Bel filtrante di color uscio, ma non era angolato, direzionato bene, diciamo. Qua mandiamo alle stelle. La partita non starei tanto tranquillo io, cioè non sono proprio tranquillo. Potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro, quindi se riusciamo a chiuderla magari. Peli potrebbe avere lo spazio, no? Viene smorzato il tiro, credo, dal difensore. Questo Cesena che comunque... Peli, vediamo se la gira per Joseph. E Joseph qui poteva fare sicuramente meglio. Stavropoulos lancia Peli può dare seguito alla sua velocità, bell'uomo di testa ma non inquadra la porta. Poi abbiamo la partita contro l'Under 23, sì, della Juve. E che cosa succede? Succede che è molto ravvicinata, fra 3 giorni, e potremmo avere dei problemi di giocatori da mettere titolari. E no, Coloruscio lì mi perde un pallone. Bravo Stavropoulos, che mi gioca bene oggi. Poi un filtrante per Sinani. Sinani, lui si era, il difensore era già in scivolata prima che Sinani tirasse. Joseph, Sinani. Joseph,
In mezzo non c'è nessuno, però prova il cross lo stesso. Paolucci può recuperarla tranquillamente. Paolucci e Liotti adesso. Rigore. Sì, lo batte Sinani. Ah, il portiere indovina la direzione, ma riusciamo a segnare. Molto bene. Coloruscio potrebbe, volevo infiltrante per Sinani, ma non va, bell'uomo. Merelli si piazza bene di nuovo e para. Paolucci Coloruscio va al tiro ma cade sui piedi di bell'uomo. Bell'uomo tenta il cross ma guadagniamo un calcio d'angolo. Qui non credo fosse un tiro. Peli rimbalza sul difensore. Beh, una partita che comunque ci è andata bene. Abbiamo molti giovani. Peli non tira di potenza lì, cerca di piazzarla. Ci è andata bene perché c'è stato un espulso. E diciamo che ha mandato in quella direzione la partita. Un espulso che comunque ci stava, la seconda ammonizione, il primo fallo non ce l'ha fatto la partita. Allora, eccoci alla partita contro la Juve. Giochiamo con questo modulo, con Alì in porta, Loiacolo, Stavropoulos, Michels, Liotti, De Rosa, Rolando, Bellomo, Bianchi, Sinani e Bertoli. E loro giocano con Pinzoglio, Winter, De Winter, Gozzi, Romero, Barberi, Paggiolo, Nicolussi, Caviglia, Armada, Tongia, Da Cracca e Petrelli. Bene, andiamo alla partita. Ecco l'inizio della partita. Bene, iniziano loro. Una Juve che comunque ha dei giocatori praticamente titolari in squadre di media pure alta classifica. Tipo Romero, il difensore. Sì, quel fraseggio lì non mi è piaciuto molto. Armada che comunque l'ho già sentito da qualche parte, potrebbe essere un giocatore forte. E Nicolussi, un giocatore assolutamente per quanto riguarda i settori giovanili, molto forte. Ecco Rolando che avanza. Rolando potrebbe metterlo in mezzo. Bianchi, non si propone nessuno, va al tiro. Rolando, Bellomo fuori di testa. Essere un po' più creativi. Liotti, non mi è piaciuta la rimessa laterale, però qui Loiacolo recupera bene, anzi. Stavropoulos pure ammonito. Bravo il gioco aereo di Bertoli. Cambiano gioco, Liotti per quell'uomo. Ecco che c'è parecchia densità al centro. Vediamo se riusciamo a metterlo in mezzo. Rolando, bel gol di Rolando. E se non sbaglio ha fatto gol che sto registrando in un altro momento. Rolando ha fatto gol pure nell'altra partita. Mada sul calcio di punizione. Stavropoulos perché resta arretrato. Non è lui adatto per le ripartenze.
Sinani, bel gol di Sinani. Iotti sul calcio d'angolo, doppietta di Sinani. Allora, direi che loro fanno le sovrapposizioni e aspettiamo che fanno questa azione sperando che non concretizzino in rete. Armada, che dobbiamo stare attenti. E allarghiamo la difesa comunque. Sì, mettiamo pausa. Ah, ecco, siamo andati, scusate, direttamente. Facciamo. Complimentiamoci con i ragazzi. Vigio, ok, allora tattiche. Innanzitutto dovremmo fare dei cambi. Però prima allarghiamo la difesa. Ok. Poi Stavropoulos mi deve. Devo far giocare per forza Marchi. Sì. E Michele se lo accentriamo. Marchi perché è alto e Silva lo teniamo fresco per la prossima partita. Poi chi volevo cambiare? Rischiamo a lasciare Bianchi, ma non abbiamo neanche tante alternative perché mi dovevo portare comunque un altro giocatore del settore giovanile. Allora facciamo riposare Sinani, ha fatto doppietta, va bene. E Rolando. Dennis, stiamo avanti 3 gol e casomai ci chiudiamo, stiamo più arretrati. Andiamo alla partita, però finiamo qua il discorso, ok? Marchi. Marchi per. Ma il qua Fagiolo non ci ha fatto vedere più niente. Fagiolo si è mangiato un gol, come statistiche a livello di tiri ci hanno raggiunti. Però praticamente non hanno fatto più niente, va bene così. Sì, mi complimento con la squadra. Bene, dei risultati che mi fanno ben sperare. Spero di andare avanti così, ad avere un buon rendimento, far crescere i giovani. Bene, ragazzi, io vado fino alla prossima partita e faccio la formazione, ma noi ci salutiamo qui. Le prossime due partite, al momento abbiamo. Allora, le prossime due partite, scusate la confusione, sono contro Cremonese e l'Hellas Verona. Non facili sulla carta. Cremonese, che comunque penso sia neopromossa, ma ha fatto 3 punti. E noi siamo a punteggio pieno attualmente primi, ma siamo ancora, abbiamo fatto solo 2 partite e speriamo di continuare così. Bene, ragazzi, io vi saluto. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere e ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Un saluto da Philips89, alla prossima. Ciao!